Buongiorno ragazzi, è il 5 agosto 2022, sono le ore XXYY perché sto registrando il 4 agosto, sono le 22.58 e voi direte, sei andato a fare aperitivo pesante? No, magari sono stato dei miei fino adesso perché, a parte che c'erano delle faccende da sbrigare, ma ho scoperto veramente che vivere nel terzo mondo è proprio limitante in maniera incredibile. Vado a spiegarmi. Come sapete, io a casa mia ho la DSL, a casa dei miei c'è la fibra. E oggi stavo caricando i file del nuovo corso e sto anche ricaricando dei vecchi file che erano sul player del server, che è lentissimo. Intanto li scarico su YouTube, poi man mano che si libera spazio su Vimeo li passo su Vimeo, però intanto per dare la possibilità a tutti di vederli in maniera bene e non bufferizzante andante li metto su YouTube. Ne ho fatto uno a casa mia, one scaricato dal server e uploadato su YouTube. Ci ho messo tre ore per un file. Sono andato dei miei, ho detto vabbè, il mio obiettivo è di farne due al giorno, perché ho detto vabbè, non ha senso correre troppo. Non so neanche se l'ho detto questa cosa, che comunque sono 19 lezioni il corso su eBay. Ho detto boh, Giacomo, non farti prendere dall'ansia, ne fai due al giorno in 8 giorni, no, in 9 giorni e qualcosa, poi magari un giorno ne fai 3 e sei a posto, 9 giorni e passa la paura. Oggi parto, prima lezione, 3 ore. Ho detto interessante questa cosa qua, devo pensare a qualcos'altro. Poi ho detto vabbè dai, stasera vado dai miei, provo a caricarli tutti da là, e così ho detto vabbè, mi do all'edit dei video del corso nuovo, che sono giunto alla lezione mi sembra 6, me ne mancano 3, le faccio domani sera, devo caricarle, se tutto va bene domani sera il corso dovrebbe essere pronto, perché chiaramente c'è qualche edit da fare, che in realtà non è vero, è solo del tempo che uno che appena pubblica qualcosa si prende per prima di dire è fatta, ok, a posto. In realtà non ci sarà un cazzo di edit da fare, però comunque lo rilascio la settimana prossima e magari ci do un occhio, che è giusto che non ci sia, perché stavo riguardando a caso un mio corso su eBay, mi sono reso conto questo appena rilasciato, cioè una settimana dopo rilascio, che a un certo punto stavo parlando, mi fermavo, tiravo uno starnuto micidiale e poi mi soffiavo il naso e riprendevo tutto questo nella lezione. Ho detto vabbè, sai cosa, meglio darci una tagliata, e quindi l'ho sistemato. Però fa sempre ridere, fanno molto spontaneità tutto questo. Appunto, tornando a noi, per dire che ragazzi non c'è niente da fare, cioè la tecnologia non ho finito di dire, dai miei ho fatto penso 12 lezioni, sono riuscito a scaricare e uploadare, quindi domani torno alla carica, finisco tutto e in 2 giorni ho fatto quello che a casa mia non avrei potuto fare neanche facendolo tutto il giorno. Cioè non è un limite di Giacomo non ha voglia perché ci vuole troppo tempo, no, in 48 ore non era fattibile la cosa, proprio a livello di tempo, che è assurdo ragazzi, perché dai, cioè avanti nel 2022 ancora a spingere il carrozzone della DSL, invece è così purtroppo, quindi bisogna sfruttare le possibilità che otteniamo da altre parti, tipo questa collezione da mia è una manna dal cielo, che in alternativa dovrei inventarmi qualcos'altro per avere, ma per fortuna va bene così. E anche mi piace perché mi sono organizzato in maniera sensata, non è che ho detto provo, carico, poi vado di mia, ne carico un paio, no, ho detto ok, allora visto che internet qua non va un cazzo, finisco di fare tutti i corsi che ho, perché io faccio così, se vi interessa vi dico come registro i corsi, parto, ne faccio, prima di iniziare faccio una scaletta con tutte le lezioni, poi chiaramente se manca qualcosa integro, parto e in una giornata ne registro 3-4 lezioni e poi il restante tempo del giorno le edito, perché sembrerà una stronzata, però comunque c'è una lezione che dura 17 minuti e quello è un video che ne durava almeno 25, perché per quanto tu parli e sei diretto, qualcosa devi sempre tagliare, poi devi rivedere, controllare, mettere le animazioni, fare questo, quell'altro, controllare l'audio, esportare. Se una lezione di 17 minuti stai 25 minuti a girarlo, 17 minuti, no, 25 minuti a girarlo, 25 a riascoltarlo, comunque te lo guardi tutto, poi devi editarlo, quindi secco che 1 ora e mezza ci va. Chi edita video lo sa, chi edita video da scappato di casa come faccio io lo sa ancora meglio, perché probabilmente non ho metodo e sta molto di più a fare le cose, e che comunque i miei edit sono taglia e basta, non è che aggiungo effetti, cose strane, ogni tanto qualcosa, ma giusto così per dire, e comunque mi richiede una valanga di tempo, quindi ne faccio 3-4 lezioni, di modo che a fine giornata ho il punto, cioè ho la lezione pronta, fatta, e il giorno dopo si riprende con un altro set di lezioni. Ieri l'altro, almeno sono preso di pausa perché ho fatto altre cose,
diciamo che non mi piace farlo nei ritagli di tempo, cioè se un giorno lo dedico alle lezioni, boh, se vedo che la mattinata già inizia ad andare perché c'è un altro task che mi sta richiedendo più tempo, è un problema. E voi direte: ma Giacomo, sei organizzato col culo, perché se non sai il giorno cosa succederà. Sì, è vero, però al momento sono abbastanza così, ma ci sta, perché ho in piedi queste collaborazioni che devo ancora non so mai se riusciranno a incasellare in maniera precisa. Al momento devo dedicarci il tempo quando è necessario, mi piace farlo, quindi non mi pesa, sposto le altre attività al giorno dopo e avanti così. Quindi ieri l'ho dedicato, sto facendo casino perché parlo come se fosse domani, in realtà è oggi. Comunque anche se un giorno non fa niente, non è un problema, basta sapere che si agisce, quando è ora si agisce. Questa è una cosa che mi fa stare veramente tranquillo, perché so che quando è ora faccio. Se magari fossi una persona che quando procrastina dicendo farò domani, poi non fa mai, lì andrei un po' in ansia, andrei un po' a essere preoccupata. Però mi conosco, man mano che sta andando avanti questo mio percorso, so che quando c'è da fare faccio, quando c'è da lavorare lavoro e via andare. Quindi non mi preoccupo, prendo la vita per quello che ci offre, anche perché altro non si può fare, quello è quello che abbiamo. Lamentarsi non produce niente se non cose contrarie, sensazioni contrarie alla nostra produttività, alla nostra mentalità, al nostro benessere fisico. Quindi ragazzi, quello che arriva, arriva, sta a noi prenderlo, organizzarlo, gestirlo. E poi se lo organizziamo male, lo gestiamo male, perdiamo la giornata, bene, è una lezione ottima per organizzare meglio la prossima volta. Non è che abbiamo perso un giorno, oddio casca al cielo, no, perso un giorno, bene, la prossima volta che capita sto imprevisto diventa previsto, quindi so già cosa dovrò fare. E se la seconda volta mi ricapita e non lo gestisco bene, la terza volta finché non riesco a farlo. Nessuno è perfetto, tutti si impara prima o poi, però cosa fondamentale è di non abbattersi nei fallimenti, perché dai, che senso ha? Non c'è nessun cazzo di senso, tutti sbagliano, tutti falliscono. Chi dice che sbagliare è da stronzi, che fallire è da falliti, fallire da falliti è vero, ma cioè, sono il primo a dire che ho fallito un sacco di volte ed è per questo che avrò successo, ragazzi. È così che si dice, è così che bisogna affrontare la vita. Su questo non mi sento di dire questa è la mia visione, perché questa è la visione, ragazzi. Se volete arrivare a qualcosa dovete essere pronti a fallire, a mettervi in gioco, e anzi a benedire fallimento, perché vuol dire che avete provato qualcosa, avete imparato qualcosa. Se state nel vostro angolino non fallirete mai, perché non imparerete mai un cazzo, probabilmente non raggiungerete neanche mai gli obiettivi grandi che vi siete posti. Quindi, e se li raggiungete magari non erano abbastanza grandi, quindi c'è anche il dubbio di potevo fare molto di più. E questo è la parentesi del giorno, parentesi di 7 minuti e 54, per dire che il fallimento ci sta. E sono partito dal caricare file su internet, quindi vabbè, non so il filo conduttore, però di sicuro c'è stato e sono arrivato a questo punto qua. Adesso cambio argomento, perché una cosa interessantissima che vi ho detto nei giorni scorsi è che ho preso l'abitudine, fattore 1% di Mazzucchelli, bellissimo ragazzi, spacca il culo, leggetelo, basta leggerlo una volta. Oddio, ad esempio quello di Pentimalli secondo me è da rileggere più volte. Quello di fattore 1% di Mazzucchelli, letto una volta basta, avanza, quello che ti entra è quello che serve. E lui diceva che appunto le cose vanno introdotte gradualmente, non è che se tu vuoi dimagrire e il giorno dopo invece di 20 brioche ne mangi 19 è un fallimento, no, perché comunque stai iniziando un percorso. Il giorno dopo vedi che ti senti meglio, che hai meno fame, che hai perso un netto, magari da 19 passi a 15, da 15 a 0, da 0 inizia a fare l'attività fisica. È così che funziona, non è che dal giorno alla notte si cambia, perché la nostra mentalità va cambiata passo passo. E io sono contento perché la sto cambiando con gli esercizi. Prima li facevo poco, poi sempre più, adesso riesco a farli due volte al giorno, e da qualche giorno, forse una settimana, ho integrato anche mezz'ora di camminata alla sera o comunque durante il giorno a una qualsiasi ora. E devo dire che questa cosa mi ha preso alla grande, per il semplice fatto che sono lei, appunto, adesso sono 23.08, però quando sono uscito dai miei alle 10.30 stavo tornando a casa, ho detto beh, sai cosa, mi sono fermato in una spiazza, mi sono fatto una camminata di 20 minuti, perché anche questo è importante, è scritto sul fattore 1%. Se tu hai l'obiettivo di fare una camminata di mezz'ora al giorno e quel giorno non ce la fai a fare una camminata di mezz'ora perché non hai voglia, perché non hai tempo effettivo, va bene, fatti lo stesso una camminata, falla di 5 minuti, di 2 minuti, di 10 minuti. Nel mio caso ho detto beh, mezz'ora non ce la faccio perché il giro di 20 minuti, non è che sto là a far Gigi la trottola che sta là fermo attorno alla macchina, quindi faccio il giro di 20 minuti sulle 10 e mezza, non è che
mi pento di questa cosa qua. Comunque l'importante è dare sempre un segnale al proprio cervello, un segnale alla propria mentalità e dire: io ci sono, sono sul pezzo, oggi non ho fatto il 100%, non importa, ho fatto il 98%, che mi basta, mi avanza. Piuttosto che lo 0, anche l'1% è sempre qualcosa, ragazzi. Quindi anche mettersi le scarpe, fare i gradini 2-3 volte è tanta roba rispetto a stare sul divano a dire potevo andare, ma qua e là il governo è caduto, e quindi questo è sti cazzi. Quindi ragazzi, non esistono le scuse, esistono i fallimenti, e questi sono fondamentali. E quindi questo è quanto, ragazzi. Oggi episodio veloce, rapido, pam pam pam, però veramente mi ha gasato il fatto che io non abbia mai messo in dubbio la camminata. Cioè non è che dicevo adesso non lo so, vediamo, forse la faccio, però forse arrivo a casa e sono stanco, beh, in caso domani. No, non è che ho detto beh la procrastino, oppure ho iniziato a inventare scuse, cosa classica. No, la mia idea era: ok, la faccio adesso o la faccio quando torno a casa? Faccio quando torno a casa. Quando? Adesso mi fermo e la faccio. Ma perfetto, fatta. Come gli esercizi per la schiena, non li metto più in dubbio, ma questo viene già parlato, anche grazie al fatto che ho un indizio, cioè ho sempre il tappetino là pronto, quindi lo vedo, non mi pongo il problema, mi butto giù e li faccio, e la schiena ne sta risentendo in maniera assolutamente positiva. Quindi benissimo così, ragazzi. Chiaramente cosa succede? Succede che tutto parte dal giorno zero, cioè da oggi che stai ascoltando questo episodio. Se hai in mente di fare qualcosa, se vuoi migliorare, se vuoi camminare, non è che serve l'Apple Watch per fare chiudere i cerchi dell'attività. No, basta intanto prima saperlo che tu l'hai fatto, poi se vuoi proprio fare il figo come faccio io, ti prendi dietro un orologio sportivo. Io ho un Garmin da corsa che usavo quando ho fatto la maratona nel lontano 2014, sì, 8 anni quell'orologio, ancora top, il Garmin Forerunner 230, ragazzi, se lo trovate magari è super sconto adesso, lo prendete, è un orologio di, se volete anche il battito cardiaco c'è il 235, c'è la mia moglie, anche quello ha 6 anni, 7 anni, forse 8, e quello va da Dio. A me non piace avere la rilevazione del battito sul polso perché è poco affidabile, quando vado in bici infatti uso la fascia cardio, che Garmin anche quella, però ho il ciclo computer della Garmin, adesso sto divagando in cose assolutamente inutili. E appunto sta a voi vedere a che livello volete portare, perché capisco benissimo che magari per darvi una spinta ci vuole un oggetto tecnologico che stia ad indicare è un impegno preso, quindi lo mantengo. E ci sono cascato anch'io, l'ho fatto anch'io quando mi ero imposto di fare mezz'ora di rulli al giorno, era prima di andare in Canada, quindi tipo dal 2013, e non c'avevo veramente coglioni, perché non è che erano i rulli di adesso, rulli smart, ma questa battuta l'ho già fatta di sicuro, perché smart è, forse è dialetto, vuol dire marcio, rullo del cazzo in sostanza, che usava mio papà quando correva in bici, e mio papà ha 70 anni adesso, quindi sto parlando di un rullo che avrà almeno 30 anni. E sono due rulli, non c'è regolazione, non c'è niente, tu pedali e rulli fa resistenza, punto. E ringraziare che non fanno troppo rumore, che non cadi per terra ogni tanto. E quindi cosa ha fatto Giacomo? Ha preso il sensore di velocità, perché chiaramente là non c'è nessun tipo di sensore, il sensore di cadenza e questo quell'altro, così me la passavo un po', vedevo dei dati, riuscivo a confrontarli e me la raccontavo, diciamo. Ho fatto un bel mese dove facevo, partito con mezz'ora di rulli, finivo anche con un'ora, perché ci stavo, ero sul pezzo, quindi andavo tranquillo. Poi la tecnologia all'epoca era veramente male, cioè non è che forse c'era YouTube, sì, no, YouTube c'era e lo frequentavo anche abbastanza, iniziavo a frequentarlo. Tra l'altro avevo scoperto, adesso vi lascio con questa chicca, che non so se lo conoscete, però se lo conoscete, dai, se lo conoscete mandatemi sul gruppo Telegram, io lo conosco. A quell'epoca, la mi ricordo, prima di andare in Canada, quindi fine 2013, sono partito a marzo 2014, a gennaio 2014 mi l'ha consigliato il mio amico Zeb89, ragazzi, lo youtuber, beh, cioè è un genio totale, genio sregolatezza. Adesso vabbè, ha perso la testa, è andato su Twitch, streama solo in inglese, va bene, però se lo conoscete, se avete visto i suoi video top, tipo quello di Aladdin, scrivetemi assolutamente sul gruppo Telegram e sicuramente capite perché sto ridendo. Se no, cercatevi, se volete farvi una risata incredibile, cercatevi Zeb89 Aladdin, e il video si chiama Io odio Aladdin, sono più parti, ma fa sbregare delle risate. E basta, chiudo con questa cosa. Sono Giacomo, migliore in 5 anni. Ricordatevi che il fallimento non esiste, esistono solo le scuse che vi raccontate, quelle vanno sorpassate, perché intralciano fuori dai piedi. Non ci sono scuse, si fa quello che c'è da fare, perché se no, gli anni volano e i risultati non arrivano. Ciao ciao.